Oggi le criptovalute sono un fenomeno globale, conosciuto dalla maggior parte delle persone, ma compreso da pochi. Avrai difficoltà a trovare una banca importante, una società di revisione contabile, una società di software o un governo che non ha ricercato valute crittografiche o avviato un progetto blockchain. Al di là di quanto riportato nei comunicati stampa, molte persone spesso non riescono a capire i concetti di base. Quindi analizziamo l'intera storia delle criptovalute. Cosa sono le criptovalute? Satoshi ha inventato i Bitcoin nel 2008 come sistema di pagamento elettronico peer-to-peer. Per realizzare contante digitale è necessaria una rete di pagamento con conti, saldi e transazioni. Questo è semplice da capire. Uno dei problemi principali che ogni rete di pagamento deve risolvere è prevenire la doppia spesa, ovvero impedire che un'entità spenda lo stesso importo due volte. Di solito questo controllo viene fatto da un server centrale che tiene traccia di tutti i saldi, ma in una rete decentralizzata non esiste questo server, quindi ogni singola entità che fa parte della rete svolge questo lavoro di controllo. Ogni membro nella rete deve avere un elenco completo di tutte le transazioni per verificare se le transazioni future sono valide o un tentativo di raddoppiare la spesa. Ma come possono queste entità mantenere il consenso su questi archivi di transazioni? Se i membri della rete non sono d'accordo su una singola transazione, anche minore, tutto si rompe, è necessario il consenso unanime. Nessuno sapeva come ottenere questo processo di controllo fino a quando Satoshi non ha dimostrato che era possibile. Le criptovalute sono una parte fondamentale della soluzione e per illustrarla vedremo un esempio di transazioni sulla rete. La transazione è un file che dice per esempio che Bob dà un tot di Bitcoin ad Alice. Una volta firmata, la transazione viene trasmessa alla rete e inviata da un peer ad ogni altro peer. Questa è la tecnologia standard peer-to-peer, niente di speciale. Dopo un determinato periodo di tempo, la transazione viene confermata. Solo i minatori possono confermare le transazioni, questo è il loro lavoro. In una rete di criptovaluta prendono le transazioni, le contrassegnano come legittime e le diffondono nella rete. Dopo che una transazione è stata confermata da un miner, ogni nodo o membro della rete deve aggiungerla al proprio database per farla diventare parte della blockchain. Per questo lavoro i minatori vengono premiati con criptovaluta, come ad esempio Bitcoin. Chiunque può essere un minatore, ha solo bisogno di utilizzare parte della potenza del proprio computer e offrirsi di svolgere l'attività. Ogni minatore compete per risolvere un puzzle crittografico e dopo aver trovato una soluzione, il minatore può confermare la transazione e aggiungerla alla blockchain. Come incentivo a farlo, riceve un pagamento dalla rete sotto forma di criptovaluta. In questo modo, una rete di attori indipendenti è incentivata economicamente a mantenere la legittimità delle transazioni. Questo è il succo di come funziona la rete delle valute virtuali. Le criptovalute sono la chiave del complesso problema del contante digitale che Satoshi ha risolto. Satoshi ha individuato il modo per mantenere l'integrità e il consenso tra attori indipendenti e potenzialmente dannosi. Le criptovalute sono essenzialmente l'incentivo monetario offerto a chiunque sia disposto a mantenere la rete sicura.